Ciao belli, come state? Come non state? Tutto ok? Se state bene, io sono contento, sempre. Allora, questo è un nuovo video. Sono appena uscito dalla doccia, quindi ho i capelli tutti strani, ma non perderò tempo a toccarli perché sennò li sporco già. Questo è un video praticamente dove parlo a ruota libera. È un video. Siccome manco da qualche giorno, perché non ho molte idee su che video fare ultimamente, quindi. Diciamo che mi sto prendendo delle piccole pause, magari un po' per vedere che video fare proprio per parlare un po' e vorrei. Questo è un video proprio a ruota libera di chiacchiere, così. Anche perché siamo all'11 dicembre, fra poco è fra poco è Natale. Cosa fate voi a Natale? Fate qualcosa? State con gli amici? State con la famiglia? Vabbè che a Natale solitamente si sta con la famiglia. O la vigilia, non mi ricordo. Natale con i tuoi, Capodanno con chi vuoi. La vigilia non si sa. Io non ho cognati, non ho suoceri, quindi devo passarla comunque con la famiglia, sia vigilia che Natale. Credo si farà niente perché. Credo si andrà dai parenti, ma. Sarò tutto il tempo col telefono perché. Non mi va tanto. Cioè, Natale è fatto per la famiglia, per stare con la famiglia, ma se la mia famiglia. Quella interna, io, mio papà e mio fratello, non siamo una vera famiglia. Perché dovrei andare da una famiglia che fa la famiglia? Perché i miei parenti sono una famiglia molto solida, al contrario nostro. Sinceramente mi scazza assai i coglioni, quindi credo che non darò retta a nessuno, me ne starò per conto mio come sempre, come faccio sempre anche a casa mia. Perché mi piace stare per conto mio, mi piace stare a pensare da solo, mi piace stare da solo, mi piace fare qualsiasi cosa che riguarda me. Ovviamente anche gli altri, ma per l'85% mi piace starmene per conto mio. Perché sono fatto io così di natura. E poi cosa è successo? Ieri è uscita l'espansione di Sims 4, Usciamo Insieme. Devo dire che è molto molto carina, molto molto interattiva. Pensavo fosse uno schifo dal trailer, perché cioè dal trailer è praticamente un orrore. Tu guardi il trailer di Sims 4 Usciamo Insieme e pensi, ma cos'è questo schifo? Ed era la stessa cosa che ho pensato io. Io condivido l'account Origin con una mia amica, Giada. Ciao Giada. Con cui praticamente gioco a The Sims 4. Lei è molto fan come me, solo che lei riesce a prendere le espansioni perché lavora. Io no, perché se no le prenderei tutte io e ci giocheremo insieme, gliel'ho sempre detto. Lei ha comprato The Sims 4 Usciamo Insieme ieri, proprio quando è uscita. L'abbiamo installata, mi fa: "Guarda, c'ho un regalo di Natale per te." Mi faccio: "Guarda, credo di aver capito," perché comunque era uscita. Era uscita già l'espansione praticamente quando me l'ha detto e eravamo su Origin tutti e due e poi mi fa: "Apri Origin." Era per forza The Sims 4 Usciamo Insieme il download e quindi niente, l'ho scaricata. È molto carina, hanno reso il gioco molto sociale perché hanno aggiunto molte cose. Tanto per cominciare, la gente adesso ti invita alle feste, ti invita agli appuntamenti. Ti fanno gli auguri proprio quando succede qualcosa. Un po' anche merito dalla patch uscita prima di Usciamo Insieme. Era uscita una patch che cioè nel senso, correggeva qualche errore di gioco. E se avevi The Sims 4 a lavoro, che era la prima espansione uscita, potevi farti i selfie che venivano salvati dentro, la cartella immagini. Infatti, ve ne metterò alcuni qua. Dei miei sim che si sono fatti dei selfie perché sono veramente uno spasso e poi sembrano veri. Tipo io ora sto seguendo una mia sim che adesso è vecchia, poverina, che prima ha intrapreso la carriera di dottore, ha raggiunto il livello 10 di dottore, poi si è sposata, ha avuto una bambina, che questa bambina adesso è un adolescente, e quindi sto seguendo la loro avventura così. Ho fatto in modo che si sposasse ma il marito lavorasse in un'altra città. Quindi praticamente si vedono solo su invito o solo quando praticamente c'è la reunion del gruppo che ho formato io sul gioco. È molto divertente. C'è sempre la cosa brutta che non posso giocarci a ultra o a prestazioni alte perché il mio povero computer, piccolo mio, ciccino, non me lo regge bene. Perché non è un computer fatto per gaming questo. Poi appena lavoro. Ci penso, rimedio subito appena trovo lavoro. E
Ma a parte quello, il gioco è veramente molto carino, mi sono ricreduto abbastanza. Poi, ovviamente, il materiale personalizzato fa molte cose, perché vestiti scaricati, borse, trucco, capelli, scarpe, pantaloni, magliette, reggiseni, oggetti, fanno molto nel gioco. Cioè, vi assicuro che comunque se voi doveste vivere con il materiale che c'è solo nel gioco, non vivreste benissimo, ve lo garantisco. Quindi... Per il resto, quindi l'espansione è molto carina, io ve la consiglio. The Sims 4 usciamo insieme. E basta, per il resto basta. Al colloquio non mi hanno chiamato, per Milano non mi hanno richiamato, quindi non vado bene, non sono idoneo. Mi hanno chiamato da lavoro, non so quale, credo che sia lavoro comunque ieri mattina, ma non ho risposto perché dormivo. Sentivo vibrare, ma credevo che era nel sonno, no? Credevo che stavo facendo un sogno dove c'era qualcosa che vibrava. Non fate i doppi sensi, per favore. Invece era il mio telefono che vibrava. Mi sveglio, chiamata persa. Oh, Dio santo. E vabbè, manderò altri curriculum, manderò altre candidature. Niente. Per il resto niente. Tutto noioso, tutto palloso. Cercherò di farmi vedere qualche idea per fare un nuovo video. E per il resto niente. Alla prossima.